sera, anch'io avrei una testimonianza diretta con Camporesi, data l'età, perché ho fatto l'università e devo fare una tesina, come si dice, con Camporesi, e lui disse: lei di dove viene? Io sono di Bagnacavallo. Dico: di Bagnacavallo? Lui rimase: ma come? Allora lei conoscerà sicuramente Tommaso Garzoni. E io: ora lo conosco molto bene, Tommaso Garzoni. E lui mi diede la tesina su Tommaso Garzoni, che era considerato, oggi è considerato l'Umberto Eco del Cinquecento. Ha scritto dei libri enormi su tutte le più diverse discipline. E così ho anch'io conosciuto il maestro e letto i suoi libri. Non avevo mai letto questa prefazione, se si può chiamare prefazione, ma è un libro proprio, praticamente un saggio sull'Artusi, di cui leggerò solo una piccola parte di quelle 100, saranno circa 25 pagine, per cui insomma in tre quarti d'ora ce la caviamo, diciamo così. No, perché poi effettivamente mi viene in mente che quando attorno alle 11, a mezzogiorno e mezzo, finiva la lezione di Camporese che descriveva tutte le ricette dell'Artusi e tutti quanti avranno avuto la bava alla bocca perché era l'ora di pranzo praticamente. E quindi qui non c'è la descrizione delle ricette, ma c'è la descrizione del personaggio dell'Artusi. C'è come si chiama, queste citazioni prima del libro, una dedica, non so, c'è un antico proverbio italiano dice: nutritura passa natura. E poi c'è una frase di Ippocrate che dice così: Cibaria imbecillia brevem efficiunt vitam. Traduzione: i cibi poco nutrienti abbreviano la vita. Le ultime righe del Dizionario dei Sinonimi del 1830 terminano alla voce zuppa con un explicit sorprendente. Dice: tutte le nazioni incivilite posseggono trattati de re culinaria. Se in Italia si dovesse scrivere un libro non barbaro intorno a questo delicato argomento, mancherebbero le parole ad esprimere con sapore italiano i segreti della grande arte a cui deve il mondo tante buone e cattive digestioni, vale a dire tante ore di piaceri, di noie, tanti atti di impazienza e di durezza, tanti di generosità e di speranza. La digestione è una tra le più importanti e meno considerate cose della umana vita. E un trattato della buona digestione sarebbe opera enciclopedica perché tutta piena di questioni di fisica, di chimica, di meccanica, d'agricoltura, di storia, di filologia, fisiologia, patologia, di estetica, morale, economia pubblica e di religione, etiam Dio. Considerata l'arte culinaria in questo aspetto, diventa una scienza nuova e chissà che il suo vico sia vicino. Così finisce la citazione, che pare che sia appunto di Tommaseo. Lontano, veramente, qui naturalmente è il nostro Camporesi che parla, lontano veramente non era questo vico, anzi era già nato da 10 anni. Ma la scienza nuova de re culinaria auspicata dal Tommaseo era ancora remota. Apparve soltanto nel 1891, proprio a Firenze, col titolo poco vicchiano e molto positivistico di La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Il sottotitolo, Manuale pratico per le famiglie, era però assolutamente demitizzante e Biedermeier, vittoriano, anzi umbertino e sconsolatamente piccolo borghese.
Il libro Non Barbaro era opera di un vecchio signore che, romagnolo, viveva da lunghi anni a Firenze, letterato di scarso successo, cioè aveva pubblicato Una vita di Ugo Foscolo, delle osservazioni in appendice a 30 lettere di Giuseppe Giusti, che passarono quasi inosservate. Ma lui, buttata a mare la letteratura, ebbe la felice ispirazione di preparare un trattato di cucinaria. Era l'anno di Mirice. Io vorrei spegnere i telefonini, per favore. Pronto? Ok, no, così non saremo disturbati eventualmente. L'anno di Mirice, del Rerum Novarum, era l'anno che vide la nascita del Partito Socialista Italiano, la nascita di Critica Sociale, quando per la prima volta il proletariato celebrò la festa del lavoro. La congiuntura vedeva la società italiana in un movimento accelerato, l'età giolittiana era imminente. L'anno era fermentante, ricco di aperture verso il futuro. Da qualche tempo la Edison, la Montecatini, la Breda, gli opifici tessili al nord offrivano l'esempio dell'incipiente capitalismo industriale. La nascita della Fiat, infatti, era vicina. Tuttavia, l'economia era prevalentemente agricola, l'istruzione scarsissima, il reddito molto basso, la lingua nazionale veniva intesa e parlata da una piccola minoranza sopraffatta dalla selva dei dialetti. Gli infiniti particolarismi regionali, la congeria degli usi, dei costumi, le unità di peso e di misura diversi, le tradizioni locali, le culture orali e popolari, i campanilismi, le aree periferiche montane, sono isolate, remote, la inconsistente integrazione economica, la scarsa circolazione dei lavoratori, la vita era, insomma, prevalentemente paesana e campagnola. Tutto ciò rendeva l'unità degli italiani mitica, avveniristica. Si è calcolato che negli anni della unificazione nazionale gli italofoni, lungi dal rappresentare la totalità dei cittadini, erano poco più di 600.000, su una popolazione, siamo nel 1861, che aveva superato già i 25 milioni di individui. A malapena dunque era il 2,5% della popolazione, cioè una percentuale di poco superiore a quella di coloro che allora e poi nelle statistiche ufficiali venivano designati come alloglotti. Se nel 1861 al toscano Bandi pareva africanissimo il dialetto siciliano, qualche anno prima i fratelli Visconti Venosta, durante un loro viaggio nel regno borbonico, quando parlavano italiano, venivano scambiati per inglesi. E se i maestri del Piemonte e della Lombardia non riuscivano a comunicare con i loro alunni parlando italiano, ancora 20 o 30 anni più tardi gli emigrati italiani negli Stati Uniti d'America, giungendo da diverse regioni della nostra penisola e costretti a venire a contatto reciproco, per superare la barriera delle diversità dialettali, preferirono ricorrere ad un rozzo gergo anglicizzante che a malapena cominciavano a conoscere, piuttosto che a quella lingua, la quale sulla carta delle statistiche e dei manuali di linguistica era la loro lingua nazionale, ma non la capiva nessuno. Non è perciò azzardato supporre che qualche decennio dopo il panorama fosse rimasto sostanzialmente identico. La legge Coppino per l'istruzione elementare obbligatoria, del resto largamente evasa, è solo del 1879. Evasa, mio padre e mia mamma sono nati nei primi del secolo e hanno fatto sempre la seconda e la terza, non si andava avanti di più, si mollava. Quindi la scienza in cucina, oltre ad essere quel delizioso ricettario che tutti, almeno di nome, conoscono, svolse anche in modo discreto, sotterraneo, impalpabile, il civilissimo compito di unire e amalgamare in cucina prima
e poi, a livello di inconscio collettivo, nelle pieghe insondate della coscienza popolare. L'eterogenea accozzaglia delle genti che solo formalmente si dichiaravano italiane. In quei tempi, in cui i mass media erano ben lontani dal far sentire la loro irresistibile azione, l'arguto libretto tosco-romagnolo dell'amabile banchiere si insinuò, bonario e sornione, in moltissime case di tutte le regioni del paese. Mai occulta persuasione fu più semplice e umana. Mai prodotto in vendita conobbe un livello tanto elevato di buon gusto, cultura, civile divulgazione. Le varie cucine regionali italiane vi conobbero un accorto dosaggio e quindi un rilancio su scala nazionale. Fu estratto da esse, non diciamo il meglio, ma quanto poteva essere confezionato per il gusto comune, senza eccessive ripugnanze campanilistiche. Cioè, quanto poteva arrivare alla tavola dell'italiano medio, tenuto presente il potere d'acquisto della famiglia medio-borghese. Dapprima esiguo, poi gradualmente ascendente, il successo editoriale divenne in seguito travolgente. Le edizioni si susseguirono vertiginose in progressione geometrica. E così un numero considerevole di italiani si trovarono uniti a tavola, mangiando gli stessi piatti e gustando le stesse vivande, anche se non parlavano ancora la stessa lingua. Indubbiamente la diffusione fu soprattutto alacre fra la borghesia, anzi il manuale fu soprattutto borghese e il successo si potrebbe dire classista. I contadini veneti continuarono a mangiare la polenta di sempre. I braccianti del sud le olive, le fave, i pomodori, senza accorgersi che sulle tavole degli altri italiani le cose stavano cambiando, ma poi la fetta della torta venne spartita fra un numero sempre più grande di italiani, a mano che il potere d'acquisto della società nazionale aumentava. E oggi, siamo nel 1970, la polenta e le fave sono relegate a curiosità snobistica di gente che, semmai, è sazia del solito piatto di minestra artusiana e del solito secondo artusiano. Sarebbe perciò inutile, futile, antistorico accusare Pellegrino Artusi di riformismo borghese. Non avrebbe potuto dare a tutti un piatto di minestra o una ciotola di riso, magari scondito. D'altra parte la sua non era una cucina per mandarini, ma per la classe media. Perciò, considerati i tempi, fu sufficientemente innovatore, rivoluzionario, prudente e moderato, anche se figlio di un droghiere mazziniano e settario, il padre che aveva partecipato ai moti romagnoli del 1831. Prudente e moderato, fu laico e borghese, e diede all'Italia un codice alimentare borghese, profeta, senza saperlo, del livellamento borghese della tavola, fu indubbiamente un precursore, anzi un pioniere, in parte responsabile dell'attuale appiattimento degli italiani, dell'uniforme e talvolta monotono amalgama alimentare che ha imbrattato di salsa e di spaghetti al pomodoro tutta la penisola, per cui ci si riconosce italiani in un piatto che tutti apprezzano e gradiscono, come se l'identità nazionale venisse certificata dai segni cucinari attraverso il simbolismo delle forme, delle paste asciutte e dei colori delle salse. Naturalmente Artusi non poteva prevedere tutto questo, come non poteva prevedere che l'industrializzazione del paese, le immigrazioni interne, l'invasione turistica, i mutati rapporti fra le classi, avrebbero portato alla pianificazione delle abitudini alimentari e di gusto degli italiani. Aveva però lucidamente prefigurato l'imbastardimento della cucina italiana. Così dice Artusi, la cucina italiana che può rivaleggiare con la francese e in qualche punto la supera,
per la grande affluenza oggigiorno di forestieri in Italia, per cui essa va a perdere a poco, in questo miscuglio turbinoso di popoli viaggianti, il suo carattere particolare. E questa modificazione del vitto già è cominciata a manifestarsi più specialmente nelle grandi città e nei luoghi più battuti dai forestieri. Fin qui l'Artusi. Il primo a non accettarne la pianificazione sarebbe stato con ogni probabilità lui stesso, sconfessando il suo libro insieme a tutti i cibi in scatole, i surgelati, le confezioni ambigue, soprattutto la fretta, la faciloneria, la trascuratezza di tante cosiddette massaie italiane che credono di farlo contento portando in tavola una scatola di carne conservata in un trionfale vassoio, bamboleggianti in un sorriso, felicemente ebete. Siamo nel 70, qui siamo in una zona della nostra storia dove si picchiava duro. Oggi che l'alimentazione da arte sta scadendo ad ancella della tecnica e la chimica sta soppiantando la semplice igiene, il consumatore ha perso il senso delle quattro stagioni, dei frutti che la terra in sapiente alternanza gli offriva. Il surgelato infatti ha spezzato il ritmo delle stagioni e offre in qualsiasi momento dell'anno una tranche di natura in real time, sottratta alle vecchie millenarie leggi del sole, dei cicli stagionali. Forse non è nemmeno troppo lontano il giorno dell'alimento unico, della sostanza globale composta dalla totalità dei principi nutritivi, una specie di cibo universale, già previsto tuttavia dai pionieri illuministi della scienza dell'alimentazione. Del resto anche Gerolamo Cardano, che è morto nel 1576, diceva, senza stupirsene, esaminava lui il caso di homines cibis unicis. Lo ripeto, è in latino, poi qualcuno ma... homines cibis unicis utentes, cioè uomini che usano un unico cibo. Ciò rappresenterebbe per l'umanità, è sempre il Cardano che parla, una specie di soluzione finale che porterebbe l'uomo alla democratizzazione, questo è naturalmente il nostro autore che parla, una democratizzazione integrale, cioè un livellamento direi, a livello totale, al condizionamento perfetto dello spirito. Una delle monadi della Trinità artusiana, infatti, ultima, ma non ultima, è proprio il buon gusto. Il buon gusto. L'arte del mangiar bene. Mentre l'attuale società italiana sembra tutto fuorché una società di bon ton. Ma è inutile recriminare. Lo storico deve prendere atto di ciò che sta accadendo, anche se personalmente non ne condivide le tendenze e non ne apprezza le irrefrenabili spinte collettive. L'importanza dell'Artusi è notevolissima e bisogna riconoscere che la scienza in cucina ha fatto per l'unificazione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i promessi sposi. I gustemi artusiani, infatti, sono riusciti a creare un codice di identificazione nazionale là dove fallirono gli stilemi e i fonemi manzoniani. Ciò si capisce anche perché non tutti leggono, mentre tutti, al contrario, mangiano. Nel caso poi del successo artusiano, la cosa è ancora più educativa perché si mangia ciò che prima si è letto, la ricetta, rovesciando la priorità dell'antico nihil est intellectu quod non fuerit prius in sensibus. Qui non c'è la traduzione, sono cavoli vostri. Io l'avevo letto così, niente concepito senza che prima sia gustato, una roba simile.
dimostrando, se occorresse, che la cucinaria è la più antica forma di cultura popolare, per eccellenza orale. Il sottofondo educativo, abilmente dosato e dissimulato, emerge frequentemente nei consigli di economia, di igiene, di temperanza che costellano le pagine del libro. Sì, da farne un classico del ménage familiare in tempi in cui l'economia e il risparmio erano miti necessariamente validi e attivi. È l'etica del risparmio che informava la società di allora, preconsumistica, non opulenta, a sollecitare quindi la precettistica economica artusiana in anni di ricerca borghese della masserizia e dell'accumulazione capitalistica. Si tenga presente che Artusi, di estrazione borghese e mercantile, travasava nella scienza e in cucina la sua morale di classe, riuscendo a costruire e nello stesso tempo esprimendo un rituale gastronomico in cui la classe media del tempo riconosceva e identificava la propria coscienza collettiva. Da questa identificazione nasce il valore socio-educativo di un manuale che non è soltanto un libro di cucina, come tanti altri. Accanto a Cuore e a Pinocchio è uno dei massimi prodotti della società italiana del secondo Ottocento. Una di quelle Bibbie popolari che il moderatismo sociale italiano ha espresso per la costruzione di un cittadino fabbricato secondo i postulati dell'etica borghese, corroborato da uno slancio, da una serietà che la letteratura sociale non riuscirà più a ritrovare. Un manuale moderato riformista, lontano dall'illuminato e cristiano egualitarismo manzoniano, che negli inni sacri predica così: ogni mensa abbia i suoi doni e il tesor negato al fasto di superbe imbandigioni scorra amico all'umil tetto. E così via. Il borghese Artusi, invece, accettava le disuguaglianze senza sognarsi di recitare il mea culpa, secondo il tradizionale spirito della sua classe. Si intende bene che io, in questo scritto, egli confessa e scrive, che io in questo scritto parlo alle classi agiate, che i diseredati dalla fortuna sono costretti, loro malgrado, fare di necessità virtù e consolarsi riflettendo che la vita attiva e frugale, in fondo, contribuisce alla robustezza del corpo e alla conservazione della salute. Consolatorio. Lui scrive per i benestanti e non lo preoccupa il problema dell'alimentazione delle classi popolari, al punto che le cannonate sparate dal generale Bava Beccaris nel 1898 a Milano, che fece molti morti, contro la fame dei meno abbienti, non hanno nessuna eco in questo libro, né modificano le successive edizioni, in alcun punto. Le nuove ricette sono sempre quelle, sempre rigorosamente riservate alle classi agiate. La scienza in cucina può fare tesoro della cucina popolare regionale, ma per appropriarsene e farne fruttare il capitale senza pagare gli interessi sulle mense borghesi. Il conservatorismo cucinario dell'Artusi, che come uomo fu generoso, umanitario e un filantropo, è perfettamente coerente con la tradizione vecchia di secoli che riservava fagiani e beccafichi ai ricchi e rape e fagioli ai poveri. Il porro, scriveva Baldassare Pisanelli nel penultimo decennio del Cinquecento, il porro è la peggiore vivanda e la più detestabile, viziosa che si possa usare. È cibo da persone rustiche. Chi se lo mangiassero loro, quindi il porro. E continua: le pernici giovani non nuocono se non a gente rustica. Meglio che se le mangiano i signori. Ancora lui scrive, il Pisanelli sempre:
Non si scrive del fagiano altro nocumento, prescrive di solito Pisanelli, che era medico, quindi sapeva di che parlava, cioè non si scrive del fagiano altro nocumento se non che fa venire l'asma alle genti rustiche, che se ne astenessero, per carità. E ammonisce che questi tali, i rustici, se ne astengano. Lo lasciano per le persone nobili e delicate. Medicina sociale quanto mai chiara e trasparente nella perfidia della dissimulazione. I beccafichi poi, fra virgolette, sempre lui che parla, il Pisanelli, i beccafichi fanno venire tisici i villani. Guai a mangiarli. Il rimedio a tale nocumento? Semplicissimo. Non si diano a questi tali, ma si servino per i buoni compagni e soprattutto che siano assai i beccafichi. Ed è chiaro a questo punto che l'impudenza e lo scherno erompono dietro il tenuissimo paravento della mistificazione scientifica e medica. La fame e la miseria dei subalterni non lo impensierivano troppo, l'Artusi. Non v'è mai nella olimpica scienza in cucina, eccetera, un accenno al dramma della sottoalimentazione, che pure costituiva uno dei più scottanti problemi della società italiana di allora, e che aveva trovato in Paolo Mantegazza un appassionato quanto stravagante tribuno. Per non parlare delle battaglie combattute da Pasquale Villari, da Stefano Jacini, da Sidney Sonnino, la sua rigida morale borghese è nutrita insieme di buon gusto e parsimonia, ma chiusa in se stessa, sorda e anche un poco gretta. Non troviamo mai nelle sue pagine serene e distaccate, che sono, un momento di attenzione alla cucina e alla fame degli altri. Una modesta, casuale osservazione sul dramma quotidiano di tanti italiani, mentre non tutti i trattatisti della cucina del secondo 800 evitavano di parlarne, anzi, alcuni tentavano in qualche modo di migliorare l'igiene alimentare del popolo. Lui no. A Milano, più umanitaria e meno stenterella di Firenze, nel 1881, un decennio avanti la prima edizione dell'Artusi, un medico igienista e dietista di origine toscana, un certo Oscar Giacchi, scriveva: «Se i braccianti, che guadagnano in oggi tanto poco in confronto del costo delle comuni vettovaglie, e pur tuttavia vogliono fare all'amore e prendere moglie, invece di ricorrere alla snervata farina di Gran Turco, all'insipido riso, all'ingrato baccalà, alle fetide sardine, acquistassero tante paste, tanto pane, con un tocchetto di grasso fresco o di strutto di maiale per aggiungervi uno saporito condimento, e la lotta della miseria con la fame sarebbe meno atroce e le ferite di quel mostro riuscirebbero meno avvelenate». Pellegrino Artusi, mi ricordo, negli anni 50 io avevo le sorelle, eravamo sempre malati, poveri, 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 proprio, so, braccianti miei, e veniva sempre il dottore a visitarci e trovava sempre, infatti, che mangiavamo del riso. «Oh, ma voi mangiate sempre il riso?» «No», mi diceva mia mamma, «casualmente veniva». «No», diceva lui, «dovete dargli delle bistecche a questi bambini». «A quaioni le bistecche?» E così diceva lui, insomma, come la regina in Inghilterra, dice: «Il popolo ha fame, ma non c'è più pane, che mangino le brioche». Pellegrino Artusi, ricco célibataire dagli enormi favoriti leopoldini, dal tratto gentile, un po' distaccato, veniva impeccabilmente, secondo una moda, si direbbe protocollare, vestiva così, con una moda già ai suoi tempi invecchiata, di cui finanziere, tuba, costituivano gli ingredienti indispensabili. Un uomo
passatista, diciamo, non aveva forse troppo spiccato il senso del valore sociale della cucina. Gli mancava anche una filosofia della cucina che andasse oltre l'edonismo dilettantesco e un po' svagato, un po' letterario, astratto, del gentiluomo in riposo che coltiva con intelligente passione l'hobby del bon cher. Non è perciò troppo sorprendente che la dedica alla prima edizione della Scienza in Cucina, che poi fu soppressa in tutte le seguenti edizioni, solo nella prima edizione, mai più apparsa, si è indirizzata ai suoi affezionati gatti. Diceva così: a due dei miei, lui parla alla Toscana, come si vede, no? A due dei miei migliori amici dalla candida pelle, Biancani e Sibillone, dedico questo libro. A voi che scevri di invidia e di rancore, senza annoiarvi mai, mi teneste assidua compagnia. A voi, sempre i gatti, che con la vostra concordia insegnate agli uomini l'amor fraterno. Questa dedica è scomparsa nelle edizioni successive. Tipico atteggiamento psicologico dello scapolo solitario che parla agli animali più che ai deludenti uomini. Del resto, anche il prefazio, termine scherzoso, grottesco, mutuato dalla liturgia, non propone consistenti elementi validi per una definizione più approfondita della sua fisiologia del gusto. La cucina, scrive Artusi, la cucina è una bricconcella. Spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superato una difficoltà, provate compiacimento e cantate vittoria. Io amo il bello e il buono ovunque si trovino e mi ripugna di vedere straziata, come suol dirsi, la grazia di Dio. Amen. Questo Artusi. Una professione di fede cucinaria, come si vede, per nulla trascendentale, anzi piuttosto dimessa e pedestre, se non fossero l'arguto dettato e il tono scanzonato, ambiguamente parodistico, a darle un piacevole sapore. L'unica vibrazione si avverte nella difesa moralistica della propria sobrietà, nella preoccupazione che la sua impeccabile immagine borghese possa essere fraintesa. Non vorrei, dice, non vorrei però che per essermi occupato di culinaria mi gabellaste per un ghiottone o per un gran pappatore. Protesto semmai contro questa taccia poco onorevole, perché non sono né l'una né l'altra cosa. Protesta tipica di una società votata al culto del denaro più che del piacere e perciò desiderosa di apparire sobria, temperante, a posto con la propria coscienza di classe. Insomma, un sistema cucinario che si raccomanda per il temperato buon gusto, il fondamentale principio di non mangiare oltre il bisogno e che non conosce sprechi, splendori insoliti e stravaganze, una filosofia gastronomica che, in nome dell'igiene, della fisiologia e della buona salute, combatte gli eccessi e il principio del piacere su cui si fondava la cucina dei secoli precedenti. Mi viene in mente a Roma, che mangiavano, poi ci buttavano due diti in gola per poter rigodere di nuovo del mangiare. Si riscontri la differenza sostanziale tra Artusi è un trattatista di svariate e complesse esperienze cosmopolite come Francesco Leonardi, autore del fondamentale Apicio moderno, Apicio o Apicio, non so cosa sia, Apicio, Apicio moderno, un cuoco militante, uscito dalle cucine del maresciallo di Richelieu, del principe di Francavilla, di Luigi, del generale Suvorov e di Caterina di Russia. Un tecnico al servizio dell'Ancien Régime. Scrive dunque questo manipolatore della douceur de vivre
nelle prime righe di prefazione al suo voluminoso trattato in 6 volumi, scrive così: «La cucina, quest'arte lusinghiera del gusto, questo lusso di ben mangiare, del quale si fa tanto caso, Montaigne la definisce più brevemente la scienza della gola. E il signore della mode, le veillées, la gastrologie. Tutti questi nomi indicano propriamente il segreto, ridotto in metodo sapientissimo, di far mangiare più del bisogno, poiché la cucina, per le persone sobrie e povere, non significa altro che l'arte, la più semplice, di apprestare le vivande per soddisfare i bisogni primari della vita». Il metodo sapientissimo di far mangiare più del bisogno diventa, nell'Artusi, metodo di mangiare secondo il bisogno e secondo la scienza della gola. E la scienza della gola, scienza della nutrizione, dell'alimentazione, sorretta naturalmente dal buon gusto. Due sono le funzioni principali della vita: la nutrizione e la propagazione della specie. Dice l'Artusi, è lui che parla, a coloro quindi che, rivolgendo la mente a questi due bisogni dell'esistenza, li studiano e suggeriscono norme onde vengono soddisfatti nel miglior modo possibile per rendere meno triste la vita stessa e per giovare all'umanità, sia lecito sperare che questa, l'umanità, pur se non apprezza le loro fatiche, sia almeno prodiga di un benigno compatimento. Dove, come si vede, la nutrizione, guidata dalla scienza, è in funzione della generazione per soddisfare i bisogni e aggiungere un po' di dolce all'amaro della vita, secondo lo spirito e gli ideali del filantropismo scientifico e ottocentesco. Una filosofia della cucina, dunque, ridotta secondo gli imperanti canoni positivistici all'ordine fisiologico, da una parte, e all'ordine economico, dall'altra, secondo un ideale inconscio che Artusi traduce in un sistema di ricette rispecchiante un sistema politico-economico, cioè la struttura della società del suo tempo e il mito dell'ordine borghese. Ci troviamo di fronte a un severo codice umbertino, camuffato con l'aiuto di un bonario scherzoso, accattivante impasto linguistico toscaneggiante, che ha nel venerato Giuseppe Giusti il suo nome tutelare. È così abilmente confezionato che, dopo tanti anni, non ha ancora trovato in Italia un valido sostituto. Questa mancanza è un indice sicuro delle contraddizioni inerenti ad una società che non riesce ad esprimere una nuova etica e una nuova tecnica cucinaria, rimasta sostanzialmente ferma al passato, nonostante le apparenze, e largamente ottocentesca. Una valida riprova, se occorresse, dell'estrema lentezza delle trasformazioni di ogni società civile, che, senza confessarlo, istintivamente avverte con ribrezzo la vertigine del nuovo e si attacca a livello inconscio ai miti, in questo caso al mito gastronomico, del passato. La cosa potrà sorprendere, ma sostanzialmente molti dei nostri piatti fondamentali sono vecchi di secoli, anche se ritoccati dall'inevitabile trascorrere del tempo. Ciò avviene perché la struttura intima dell'uomo difficilmente coincide con le macroscopiche strutture economiche, produttive, sociali e politiche, in cui non si identifica mai completamente e che almeno in parte inconsciamente rigetta, rifugiandosi in una endocucina privata, tradizionalista, larvatamente sacrale, le cui manipolazioni acquistano il sapore magico del rifiuto della esocucina anonima, standardizzata, reclamizzata dall'industria alimentare.
dalla disacrazione e dall'alienazione del mondo contemporaneo, l'uomo cerca di salvaguardarsi anche attraverso manipolazioni rituali e totemiche che hanno in cucina i loro idoli, dove, permettendolo lo spazio, ultimo templum vestale, il fumo e il sapore degli intingoli acquistano valore sacrale, lustrale, e ripropongono il simbolismo trinitario di istinto, natura e cultura. Istinto, natura e cultura a tutela della vera dimensione dell'uomo, come se nell'alchimia cucinaria l'uomo cuciniere, reinventasse il laboratorio dell'io e andasse alla ricerca della sua sempre più labile identità. Bisogna rileggerlo in questo modo, cioè, dopo aver letto la prefazione, la cosa diventa molto più, altro che piccole ricette, insomma. Del resto Camporesi non era proprio, era una personalità straordinaria. L'iniziazione ai misteri dell'Artusi incomincia con la lettura critica del complicato frontespizio, irto di formule, proverbi, slogan, messaggi programmatici. Il titolo stesso si snoda in due segmenti, che possono diventare tre, cioè la scienza in cucina, l'arte di mangiar bene e il sottotitolo che è manuale pratico per le famiglie, dove la scienza, attraverso la mediazione dell'arte, diventa pratica, componendosi così quel triangolo cucinario di cultura, invenzione ed esperienza che trova l'identico corrispettivo nell'altro triangolo, i cui vertici sono dati da igiene, economia e buon gusto, che corrispondono quindi a scienza, pratica e arte. Dal punto di vista della semantica storica, la proposizione del primo segmento, scienza in cucina, costituisce un impegno programmatico di significato positivistico che è proprio di un tempo di diffuso scientismo. È il linguaggio della pubblicistica culturale di quegli anni che non si sottrae al fascino del positivo scientifico. Il secondo segmento del titolo, l'arte di mangiar bene, che tempera il rigore scientista del primo segmento, riproponendo la cucina come invenzione, estro, fantasia, si inserisce nella tradizione cucinaria italiana perché è estratto dall'arte di ben cucinare del bolognese Bartolomeo Stefani, o Stefani, cuoco della Duca di Mantova, un trattatista medio barocco che, cuoco di baldacchino, non è insensibile ai problemi della cucina corrente, del vitto ordinario, della spesa, fino al punto da delineare tabelle di costi delle vettovaglie. Il manuale artusiano, gremito di aneddoti, facezie, bozzetti, considerazioni extravaganti, storielle, amenità varie, può leggersi come una lunga causerie farcita di ricette, una specie di romanzo della cucina, causa non ultima dell'immensa fortuna che lo accompagna da tanti anni, ma anche come un serbatoio di notizie e osservazioni naturalistiche, scientifiche, dietetiche, igieniche, per cui quando la massaia o il cuoco lo aprono, si trasformano in curiosi lettori che avvertono il fascino accattivante e nobilitante che si sprigiona da quelle pagine varie e imprevedibili. Per molte persone di casa ha rappresentato l'unica lettura della vita, l'unica escursione nell'orto della scienza e della letteratura, una timida presa di contatto con ciò che brucia oltre i fornelli nel grande universo del sapere. Pellegrino Artusi non possiede la disinvolta superiorità del gentiluomo francese, ma la cordiale bonomia del borghese italiano e l'incorreggibile vizio o virtù
della didattica spicciola, dell'insegnamento a tutti i livelli e in tutte le occasioni, secondo il modello del buon cittadino che ha il dovere di insegnare agli altri ciò che non sanno. Letterato innamorato di Giusti e del suo sano moralismo patriottico, ammiratore della figura fiorentina fino al conservatorismo antiquario, dilettante di storia naturale, si conservano ancora appunti dei suoi studi zoologici, professore di storia naturale all'Università di Firenze, direttore del Museo Zoologico di quella città, socio e consigliere della Società Italiana di Antropologia, amico di Lorenzo Stecchetti, di Paolo Mantegazza, in confidente e rispettoso rapporto con Renato Fucini, frequentatore della migliore società fiorentina e anglo-fiorentina, non perde occasione per fare del suo manuale una piccola enciclopedia spicciola in un tosco fiorentino già ai suoi tempi passato di moda e perciò leggermente irreale, perseguito con l'accanimento di chi voleva liberarsi della barbarie linguistica romagnola, che lo accompagnava come il peccato originale. Ne so qualcosa io andando in giro facendo l'attore, che mi diceva, sei romagnolo, si sente, beh. Dovevo cancellare questo barbarie. Talvolta, preso dalla verba didascalica, dimentica perfino le ricette. È un libro di ricetta, è un ricettario, per cui le poi molte se le dimentica. Per caso, per esempio, dalla ricetta il pavone, è la ricetta numero 550, che gli serve come pretesto per una breve dissertazione erudita, condita con le briciole del gigantesco stupefacente convito dei sapienti di Ateneo e con le sobrie indicazioni delle histoire o storie naturali del Pisanelli, il quale Pisanelli scriveva, non si capisce se è Pisanelli o Ateneo, non lo so, è ambiguo. Alessandro Magno pose grandissima pena a chi ammazzava un pavone. Il primo che ponesse il pavone nelle tavole fu, per cibo fu Quinto Hortensio, oratore romano, uomo delicatissimo alla gola. E Artusi, costruendo da novellista la favola del pavone, scrive così: quando Alessandro il Macedone, invasa l'Asia Minore, vide questi uccelli per la prima volta, dicesi, rimanesse così colpito dalla loro bellezza da interdire con severe pene di ucciderli. Trasportati a Roma, sulla decadenza della Repubblica, il primo a cibarsene fu Quinto Hortensio, l'oratore. La stessa aria di favola nella storia mitologica, più che ricetta, della gallina di Faraone. La Faraone, insomma, che noi in Romagna chiamiamo l'ange. E qui si capisce perché. Scrive, questo gallinaceo, originario della Numidia, quindi erroneamente chiamato gallina d'India, era presso gli antichi il simbolo dell'amor fraterno. Meleagro, re di Calidone, essendo venuto a morte, le sorelle lo piansero tanto che furono da Diana trasformate in galline di Faraone. E con una frase forse ironica, povere bestie, tanto belline. Altrove, l'enciclopedista Umbertino è rigorosamente scientifico e anche succinto, come quando descrive il tacchino, la ricetta numero 549, oppure il fegato di maiale fritto, la 173. Se avete il libro sotto mano potete controllare. Ma talvolta gli capita, come nel caso dell'anguilla, la 490, oh ma quanto sono le ricette? 700 e rotte? Questa è l'anguilla, oppure dello storione, 479. Gli capita di distendersi per due pagine in notazioni varie di scienza senza dare alcuna ricetta. Più sorprendente ancora la ricetta della crema alla francese. Si tratta di una crema alla francese, appunto, è la 688. Si apre il libro, si trova la ricetta e si incomincia a leggere. Eravamo nella stagione in cui i cefali delle valli di Comacchio sono ottimi in gratella, col succo di melograna,
e nella quale i variopinti e canori e augelli, come direbbe un poeta, cacciati dai primi freddi, attraversano le nostre campagne in cerca di clima più mite ed innocenti quali sono, povere bestioline, si lasciano cogliere allettante insidie e infilare nello spiedo. A questo punto ci si ferma, dice, ma si parlava di crema alla francese? Si pensa ad un qualunque errore di impaginazione, tanto la cosa pare improbabile, oppure si è presi dallo stordimento leggero del nonsense. Si suppone un'allucinazione, ma è tutto rigorosamente vero, si tratta di cefali. Soltanto alla fine salta fuori, come da una scatola cinese, la crema alla francese. Prestidigitazioni e stravaganze del vecchietto fiorentino che non sa resistere alla tentazione di andare georgico. Però, pagato il tributo alla scienza e alla cultura, la macchina narrativa si rimette in movimento con un susseguirsi di aneddoti, per esempio Carlino e i cappelletti, divagazioni, schizzi di macchiette come Don Pomodoro oppure il Conte di Romagna, abbozzi di ritratti su Felice Orsini, ovvero la tavola col terrorista, con quell'irresistibile Ritorniamo bomba. Accostamenti insoliti, come la Sacra Scrittura dice che Giosuè fermò il sole e non la terra, e noi si fa lo stesso quando si parla di polli. Ricette a scatola cinese, tipo la porchetta inserita nella ricetta della torta di patate. Oppure incisi bizzarri come la bietola, che mi pare nel risotto nero con le seppie alla fiorentina, ci stia come il pancotto nel credo. Eleganti notazioni di storia della cucina, delicate osservazioni sulle rose, oppure versi che arrivano inaspettati, sconcertanti. Artusi è l'uomo che, nel momento di dare la ricetta della lingua alla scarlatta, si suppone che sia una lingua di qualche animale da cuocere. Beh, la lingua alla scarlatta tira fuori, impassibile, un lacerto omerico, ricavandone effetti grotteschi e surreali. Dovendovi parlare di lingua, mi sono venuti alla memoria invece certi versi di Leopardi, che dice: Il cor di tutte cose alfin sente sazietà nel sonno, nella danza, del canto e dell'amore, piacer più cari che il parlar di lingua, ma sazietà di lingua il cor non sente. Ti viene il dubbio, di che lingua parliamo? Qui siamo nel campo della poesia, che è pure una lingua, no? Io mi ricordo che ho fatto uno spettacolo proprio intitolato Linguassa. Linguaggio, si parlava di cibo attraverso la poesia, perché la lingua, proprio in quanto nome, esprime, e che è questa cosa qui, con la lingua si gustano i cibi e si manda giù in quella direzione, che è un fatto di cultura, come abbiamo visto, e però con la nostra lingua si emettono suoni articolati che sono parole, che esprimono poesia. Quindi attraverso questo pezzo, apparato, ci sono le due cose insieme. E lui l'ha visto, l'ha capito, e ti dà, qui viene da dire proprio questa ambiguità, ma si parla della lingua in Salmì o si parla della lingua di Leopardi? Eppure tutte e due le cose diventano un nonsense che ha un senso profondo invece. Ma è anche l'uomo che al momento opportuno, mentre disquisisce dottamente sul caffè, cava dalla tasca un pugno di versi di Giuseppe Parini, poi di Francesco Redi e infine della sposa persiana di Goldoni. Fra gli italiani è l'unico classico moderno della tavola capace di citare Confucio e Beniamino Franklin, Machiavelli e Matusalemme, Linneo e Caterina de' Medici. Imperturbabile, sorridente, olimpico, ragionevolmente epicureo e sinceramente scettico, incredulo per natura, dice di se stesso. Tutto ciò spiega la capacità di unificare i pubblici più eterogenei,
la straordinaria fortuna della sua opera, forse il maggiore successo editoriale italiano di tutti i tempi? L'attrazione complessa e leggermente ambigua, esercitata da queste confessioni di un buon gustaio italiano nonagenario, dall'aria bonaria di vecchio zio gourmand che sa saggiamente consigliare, con discrezione, a mezza voce. Il fascino di un manuale appetitoso, stimolante, alla portata di tutti. Il piacere della tavola è reso concreto, coerente, accessibile. La cucina dei signori divulgata e democratizzata, perché cibarsi di quei piatti valeva appropriarsene, possedere attraverso la fruizione e la digestione di quei cibi l'illusione di appartenere ad un mondo privilegiato. È lo spirito piccolo borghese della Belle Époque che tenta l'arrampicata verso classi superiori entrando dalla porta della cucina.